commentare l'affare Bartos Berezinski. La prima ufficialità riguarda il nuovo sponsor di Maglia per quanto riguarda il Napoli, perché l'azienda sudcoreana, spero di pronunciarla bene, Habbit, sarà nuovo sponsor di Maglia del Napoli. Però Ubi Maior, andiamo subito dal nostro primo ospite. È un grande privilegio per noi aprire questo 2023 con il presidente Massimo Moratti al nostro telefono. Presidente, grazie mille davvero per essere con noi. Grazie a voi, siete gentili, grazie mille. Intanto le facciamo i nostri auguri di buon anno e le chiedo, sarà un buon anno se l'Inter batte il Napoli, immagino, da quelle parti? È l'inizio dell'anno, quindi bisogna vedere poi come si svolge. Ma comunque, certo, per l'Inter è molto importante questa partita, più che per il Napoli, perché per il Napoli vuol dire comunque confermare una sua forza, per l'Inter vuol dire iniziare una salita che non sembra facile, insomma. Ma quindi chi è che avrà più pressioni in questa partita? È tutto sull'Inter, diciamo, il fattore pressioni? Beh, sul Napoli c'è il fattore di continuità, cioè di capire se dopo l'interruzione ha ancora la stessa vivacità, e quindi è più un fattore così di capire qual è la forza attuale del Napoli, che precedentemente sia stato formidabile. E per l'Inter sì, la pressione è notevole, perché una sconfitta vorrebbe dire allontanarsi quasi definitivamente da qualsiasi ambizione, insomma. Ha parlato lungamente ai media anche un personaggio che lei conosce molto bene, come Roberto Mancini, che ha definito Kvaratskhelia un fenomeno. Lei di fenomeni ne ha conosciuti tanti, uno l'ha fatto giocare anche in Italia, quello vero, parliamo ovviamente di Ronaldo. In Kvaratskhelia rivede lo stesso impatto che ebbe il fenomeno in Serie A, oppure esageriamo? No, beh, sono giocatori diversi, eh. Ronaldo era molto atteso, anche se era già giovanissimo, perché era già conosciuto, insomma, a 19 anni, 20 anni aveva già sfondato, ed era un giocatore dalle doti eccezionali. Io auguro al giocatore del Napoli di crescere nella stessa maniera. È un giocatore con tante qualità, che sono diverse da quelle di Ronaldo, ma tante qualità che non possono mettere veramente in condizione di essere decisivo, ma proprio decisivo, per la vittoria del Napoli. Quella tra Inter e Napoli sarà anche un po' la sfida tra Spalletti e Inzaghi? Beh sì, è una sfida fra due allenatori, insomma, importanti. Spalletti sta dimostrando sinceramente di avere molte qualità e di aver fatto qualche cosa di eccezionale. In realtà a Napoli si è liberato di giocatori che sembravano indispensabili per il suo gioco, e invece poi dopo ha avuto un risultato ancora migliore con i giovani, e spendendo fra l'altro molto 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 di meno. Quindi devo dire che Spalletti ha saputo trasformare quella che poteva sembrare una necessità con un'opportunità molto buona, insomma. Le chiedo, è chiaro che tutti parlano di una possibile rimonta anche da parte della Juventus, c'è lì il Milan che spinge, però mettiamola così, se c'è proprio una squadra per cui simpatizzare, presidente, nel momento in cui l'Inter scivola via l'otto scudetto, immagino per lei sia il Napoli. Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì. Ma sì, no, poi perché proprio anche fra l'altro gioca in maniera nuova e da quel tanto di sorprendente che affascina, insomma. Presidente, ma dovendo togliere un giocatore al Napoli, chi è che sceglierebbe appunto per la sfida di mercoledì? Beh, Giordano certamente è centravanti, ovviamente. Quindi no, sono più di uno. per salutarci, presidente, ringraziarla anche per essere stato con noi, ovviamente un pensiero su questo 2023 della Serie A che vedremo. Abbiamo visto anche tante notizie extracampo, ovviamente non la vogliamo spingere in commenti, anche perché aspettiamo che ovviamente la giustizia faccia il suo corso. Però la sua speranza per il calcio italiano nel 2023 qual è?
Beh, devo dire che la vittoria del Napoli o un successo del Napoli metterebbe il calcio su un piano più normale, normalizzato, anche in termini di conti, di bilanci, di cose di questo genere. Quindi sotto un certo aspetto auguro al calcio di normalizzarsi, perché tanto la passione la suscita lo stesso, perché la gente impazzisce lo stesso senza bisogno di fare delle pazzie sul mercato, che in questo momento non vedo in circolazione. Quindi auguro al calcio di tornare alla normalità e perché tanto piace tantissimo e la gente non può farne a meno. Presidente, di nuovo grazie mille per essere stato con noi e buon anno. Grazie a voi. Grazie, buongiorno. Grazie mille al grande presidente Massimo Moratti, che ha aperto anche la nostra edizione del 2023. Insomma, se lo dice Moratti che bisogna fare il tifo per il Napoli, bisogna fidarsi, è chiaro, con l'amaro in bocca, con la simpatia, un po' di bugia ci vuole. Però il calcio è bugia. Giovanni, se Massimo Moratti, le ultime due persone che vuoi vedere vincere sono i milanisti e i juventini, nel momento in cui non vince l'Inter. Questo sicuramente. Andiamo avanti con la nostra scaletta, ancora da tanti ospiti. Vi ricordo sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Vi dicevo del Napoli, che ha un nuovo sponsor per la maglia ufficiale, l'azienda sudcoreana Hapbit, che sarà di fatti un nuovo sponsor del Napoli. È stato utilizzato anche nel video di presentazione social da parte dell'azienda, proprio Kim Min-ye, insomma, è volto ormai di questa squadra, di questo intermediario. Intermediario, esatto, di questa connessione che c'è ormai tra Napoli e Seul. Poi hanno parlato tanti protagonisti, ha parlato Pippo Inzaghi, ha fatto la Gazzetta dello Sport, ha parlato anche Mancini, insomma tra un po' poi leggiamo anche le parole principali. Però torniamo al telefono, auguriamo anche lui un grosso augurio di buon anno al direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani. Direttore, grazie mille per essere con noi. Prego, buongiorno, auguri a tutti. Direttore, eravamo al telefono anche col presidente Massimo Moratti, che ci ha salutato con una speranza, quella di vedere il Napoli vittorioso in campionato, nel momento in cui proprio l'Inter non può, chiaramente, con grande simpatia, ma anche per dare un senso più normale, ecco, una squadra che mette a posto i conti, i bilanci, e che poi comunque arriva alla vittoria del campionato senza fare follie. Era questo il suo augurio per il 2023? Ci andiamo lontani? No, io la penso come voi, e non avendo il problema di Moratti, che è presidente tifoso dell'Inter, dico che se lo vincesse il Napoli mi farebbe piacere. Però, come dire, io penso di essere un pensatore libero, e così come non mi era piaciuto il Napoli, per esempio, nella vicenda del Covid con la Juventus, con la partita, i ricorsi, non mi era piaciuto, non il Napoli in sé, ma l'atteggiamento della società. Dico invece che è esemplare come si è comportato Napoli sul mercato, come ha saputo dare un segnale a tutti. Devo dire, come il Milan, è curioso che le due squadre che per prime, il Milan con un po' di ritardo perché Napoli e Conti c'è sempre stato molto attento, però che per prime hanno portato alle estreme conseguenze questo nuovo modo di fare il calcio, più giusto, forse anche più leale per certi versi, che evita magari di indebitarsi follemente, eccetera, stanno raccogliendo i risultati. Questo mi sembra un segnale molto importante. Veniamo un po' a Inter-Napoli, tra due giorni in campo, che tipo di partita dobbiamo aspettarci tecnicamente, tatticamente, l'atteggiamento, il ritorno in campo dopo due mesi di stop? Questa è la classica domanda alla quale non so rispondere. Vai a sapere. Io devo dire che a me è sembrato il Napoli talmente quadrato, talmente capace e forte di fare gruppo intorno a dei leader in attacco e in difesa, nuovi, giovani e pieni di entusiasmo, che fatico a credere che il Napoli, adesso voi fate gli scongiuri, perda a San Siro. Mi pare decisamente improbabile. Poi le variabili sono immense. Come si sono allenati, bene, male, come si è allenata l'Inter, bene o male, in che condizioni, è tutto da scoprire. Però insomma non mi sembra, peraltro Napoli ha un vantaggio enorme, cioè giocare questa partita e comunque vada non è un problema, l'Inter se non vince è tagliata fuori.
Direttore, se guardiamo invece le altre, Juventus, Milan, perché si è parlato tanto delle amichevoli del Napoli, anche troppo e anche facendo secondo me un po' di disinformazione, perché si è un po' strumentalizzato quello che comunque era un calo contro squadre che invece erano lì lì già per ripartire, come Lille e Villarreal, che avevano quasi 10 giorni di anticipo sulle rispettive preparazioni. Ma se guardiamo le altre, non è che sono andate benissimo le preparazioni, le amichevoli, e comunque partono da una base certamente inferiore rispetto al Napoli. Sotto questo punto di vista, i tifosi azzurri devono essere ottimisti o bisogna guardarsi sempre con sospetto dalle altre? Io manterrei il sospetto, nel senso che le risposte che danno le partite pre-campionato sono sempre abbastanza strane e imprevedibili. Quindi direi non fidiamoci del Milan che ne ha perse 3-3, non vediamoci neanche appunto delle critiche che sono state mosse al Napoli. Quelle sono partite che servono così per trovare la condizione. Se cominciamo a guardare i risultati anche su quello è finito, direi che non fanno testo. Un precampionato che però, pre-ritorno al campionato, che però ha regalato un raspadore in più al Napoli, 5 gol in 4 amichevoli, ma il Napoli può trovare un elemento in più con questo raspadore lì davanti? Ma io l'ho scritto, l'ho detto, non soltanto perché sono con voi e mi ascoltano i tifosi del Napoli. Napoli ha fatto delle cose fantastiche che non possono essere casuali, cioè ha preso una serie di giocatori che sembravano di dimensione mediocre e con la maglia del Napoli sono diventati dei grandi giocatori. E questo evidentemente è un merito dell'ambiente. E Raspadori è uno degli esempi più chiari. È chiaro che il Napoli giunto ha avuto la capacità di vedere lui qualcosa che non tutti vedevamo, ma io non credo che Raspadori in un altro club importante avrebbe fatto quello che sta facendo adesso con il Napoli. Napoli che però avrà un gennaio durissimo, ecco, non perdere, non dico già vincere, prima lei diceva trovo difficile per esempio che il Napoli possa perdere in qualche modo a San Siro, ecco, allora non perdere contro l'Inter, non perdere contro la Juventus, non perdere a Salerno contro la Salernitana e con la Roma in questo mese di gennaio davvero pieno zeppo di match già decisivi per il Napoli, significa mettere un'ipoteca, cioè se il Napoli esce vivo da questo gennaio, lo fa con ancora quei 6-8 punti di distacco dalla seconda, allora il sogno diventa quasi realtà? Sì, direi che il sogno diventa realtà soprattutto se voi, intesi come tifosi, come media, riuscite a reggere la crisi che prima o poi arriverà, perché è normale, no? Su questo sono d'accordo. I club che vincono anche il campionato devono superare un momento di difficoltà. Ecco, se non vi lascerete andare a troppe critiche, a troppo scoramento, secondo me l'accompagnate fino allo scudetto della squadra. Direttore, Inter Napoli la decide chi? speriamo non l'arbitro. Esatto. e poi è troppo facile dire un attaccante. Mi incuriosisce molto, ecco, seguendo vicino l'Inter, il ritorno di Lukaku, cioè è evidente che se lui è ancora lontano dalla condizione, per il Napoli è molto più facile. Un Lukaku in grande forma sarebbe un rischio, e poi naturalmente se penso a Napoli penso alla Raschedia, è la cosa più ovvia che ti viene in mente, ecco. Una sconfitta dell'Inter, quanto cambierebbe anche la percezione di Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri? Ma l'Inter non è più in condizione di fare ragionamenti sull'allenatore, ormai è partita e arriverà così, anche perché non hanno le possibilità economiche per cambiarlo poi non si sa neanche per chi. Quindi è evidente che una sconfitta dell'Inter darebbe una risposta definitiva a un sospetto molto forte nei tifosi nerazzurri, e cioè che questo non sia l'anno dello scudetto, rimangono le altre due competizioni, soprattutto la Coppa Italia, perché la Champions League mi pare non alla portata delle italiane, e se ne faranno una ragione, credo che Inzaghi non rischi niente. Direttore, per salutarci, parlavamo prima di Lukaku, lui e Lautaro non hanno disputato un grandissimo mondiale, nonostante comunque Lautaro lo abbia vinto, però è diventato fondamentalmente la riserva di Julian Alvarez. Che coppia d'attacco, considerando anche la presenza di Dzeko,
troveremo contro il Napoli, stimolati, fisicamente pronti, mentalmente soprattutto pronti, oppure no? Questa è una bella sfida, una domanda difficile a cui rispondere. È chiaro che sono due giocatori che cercano riscatto e io, se mi permetti, ho più paura del giocatore che cerca riscatto rispetto al giocatore invece che ha la pancia piena perché ha fatto un grande mondiale. Quindi da questo punto di vista, in ottica del Napoli, non è una buona cosa. Bisogna solo capire davvero come sta Lukaku, perché è un dubbio. Io l'ho visto anche nell'ultima intervista di ieri, l'altro ieri, piuttosto gonfio in faccia, cioè mi sembra che sia ancora piuttosto appesantito. Magari solo un'impressione, però credo che abbia ancora qualche chilo di troppo. E chi non ce l'ha di questi periodi, direttore? Grazie mille davvero per essere stato con noi. Di nuovo grazie, buon anno a voi. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio al direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani. Allora, noi tra un po' abbiamo un paio di collegamenti molto importanti, perché vi dobbiamo anche le prime di mercato tra Berezinski, lo scambio con Zanoli, anche il nome di Unai. Allora, anticipiamo un po' il nostro stop and go, poi dopo torniamo dalle 13:20 con Nicolo Schira per tutte le ultime di Casa Napoli. Vi aspettiamo tra qualche minuto. Pochissimo, allora, andiamo con tutte le ultime di mercato con Nicolo Schira. Io intanto vi ricordo sempre il 380-127-2000 per tutti i vostri messaggi. Ringrazio ancora Peppe e Tiziano per i loro auguri e per, insomma, vi mandiamo anche un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione. Soprattutto ringrazio anche tanti amici che su Facebook ci stanno scrivendo nel nostro gruppo Punto Nuovo Sport Show, che ci hanno fatto gli auguri in questi giorni di pausa. Insomma, non vediamo poi anche di ripartire, non vediamo l'ora di ripartire anche un po' con tutte le ultime. Domani alle 11 ci saranno anche tutte le ultime dovute alla conferenza stampa, a quello che dirà domani Luciano Spalletti, perché comunque sono giorni in cui ci avviciniamo sempre di più ad Inter Napoli e sono giorni in cui parte anche il mercato, perché tra un po' con Nico vi raccontiamo tutto. Però non solo c'è la questione Berezinski-Zanoli, ma c'è anche quella relativa a Unai, che è un nome caldo per giugno, e poi bisogna capire Sirigu che fa, perché c'è la regina che fa sul serio. A proposito di regina, ha parlato il tecnico Pippo Inzaghi, lo ha fatto nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera. Vediamo chi avrà indovinato la preparazione, dice, sulla lotta in Serie A dopo la lunga sosta per i mondiali. Di certo influirà, tutti sono andati a tentativi, inevitabilmente come nel lockdown qualcuno ne uscirà più forte, qualcuno invece ne uscirà più debole. Il Napoli resta favorito fino alla fine del campionato, meritava il primato anche per il gioco, dice Pippo Inzaghi. Poi in estate ha fatto un mercato intelligente, ha inserito giocatori molto forti come Kvaratskhelia, che sta facendo la differenza, e poi c'è un maestro come Luciano Spalletti. Poi sul suo Milan e le speranze scudetto del suo Milan, dice Inzaghi, ha un grande allenatore come Pioli, i dirigenti all'altezza come Paolo, Maldini e Massara sanno bene cosa fare. Chiaro che il Napoli però finora ha viaggiato ad una velocità praticamente doppia. Sono convinto che i rossoneri abbiano tutto per provare a recuperare per lo scudetto e andare avanti in Champions per vivere quelle notti che i tifosi conoscono bene. Conosce bene il mercato, per utilizzare un eufemismo, Nicolo Schira. Ciao Nico, grazie mille per essere con noi e buon anno. Ciao, ciao a te, buon anno a tutti. Nico, oggi parte il mercato, parte ufficialmente con tanti affari che ovviamente dovrebbero essere anche un po' formalizzati, chiusi, annunciati nei prossimi giorni. A Napoli tutti aspettiamo Berezinski. Sì, stiamo definendo, da questo punto di vista gli agenti stanno definendo gli ultimi aspetti, nel senso che Napoli prima, contestualmente a questa operazione, ha promesso a Zanoli il rinnovo del contratto, l'accordo c'è, quindi Zanoli rinnova, poi va in prestito secco alla Samp, contestualmente Berezinski va a Napoli in prestito con diritto di riscatto, ma insomma stanno formalizzando le ultime cose. Al momento, rispetto a quanto era stato preventivato 15 giorni fa, quando le società avevano iniziato a trattare, di fatto avevano trovato la bozza d'intesa, rimane in stand-by la posizione di Nikita Contini, perché Contini pensava di tornare a Napoli per fare il secondo e quindi per essere l'alternativa vera e propria al titolare Meret, con la permanente al momento di Sirigu, anche se per Sirigu qualche proposta sta arrivando. Non sarebbe così convinto di fare il terzo, perché facendo il terzo di fatto non vedrebbe mai il campo, sarebbe utile solo in chiave lista, allora a quel punto preferirebbe fare il secondo a Genova, continuare a giocarsi le sue chance e tornare a Napoli solo a fine stagione. Quindi quello è l'unico step da valutare per Berezinski e Zanoli, stanno formalizzando le ultime, diciamo,
formalità legate al fatto che prima Zanoni deve rinnovare, dopodiché poi insomma c'è via libera, però insomma ci siamo per questa operazione tra Zeli e tra Berezinski e ovviamente Zanoni. Il nome più chiacchierato in questi giorni è però quello di Unai, che ha colpito tanto con il Marocco negli ultimi mondiali, ma il Napoli quanto andrà forte per portarlo in azzurro? C'è una grande concorrenza, ovviamente quando questi giocatori fanno così bene a livello internazionale in una ribalta come il mondiale il prezzo schizza e soprattutto arrivano le squadre inglesi, vedi il Leicester che ha già messo sul piatto 30 milioni, è chiaro che il Napoli rispetto all'Leicester ha un fascino superiore, ma poi bisogna capire se i soldi vanno a colmare questo fascino e accontentano sia il giocatore che Rangers. Paradossalmente su Unai, così come su altri giocatori che hanno fatto bene al mondiale, bisognava arrivare prima, come il Napoli ha fatto sapientemente, brillantemente, ad esempio con Kim e con Barascheglia. Adesso c'è Badar, non è semplice, tra l'altro il Napoli operazione non la può fare subito, nel senso che i slot extracomunitari sono esauriti, quindi il Napoli dovrebbe fare l'operazione adesso, però per l'estate, quindi ci sono tanti step da valutare. Sicuramente il giocatore piace, però dalla Premier spingono e ovviamente i denari che ci sono in Inghilterra possono insomma far saltare il banco in qualsiasi momento, quindi è una situazione complessa, ma il Napoli vuole giocarsi le proprie carte. La Premier fa sempre paura, soprattutto quando si pensa al nome di Victor Osimhen. L'indizio l'aveva dato il Crystal Palace nell'amichevole contro il Napoli, nel fare i complimenti ad Osimhen per il suo super gol. Non è un caso che un calciatore del genere sia così seguito in Premier League. Io ci provo, Nico, ma vuoi vedere adesso con l'addio di Ronaldo, con Ten Hag che ha di nuovo carta bianca, con il tecnico dei Red Devils che l'ha detto ai 4:20 che questa squadra ha bisogno di un attaccante, e allora il Napoli deve iniziare ad avere un po' di paura per il prossimo anno? Ma il prossimo anno vediamo, io gennaio non penso, nel senso che United da punta ce l'ha bisogno subito e non credo che insomma il Napoli sia un supermercato anche di fronte a offerte importanti. In questo momento il Napoli è primo in classifica, lotta per lo scudetto, è vero che la stagione è ancora lunga, ma mai così negli ultimi anni insomma il Napoli aveva avuto un avvio così lanciato, un gap così importante con le inseguitrici per poter davvero sognare di vincere il terzo scudetto della sua storia, quindi credo che sarebbe folle pensare da parte del Napoli, anche di fronte alle offerte mostre, di perdere Victor Osimhen. Poi in estate, sai, in estate se ti arrivano con 100, 120, 130 milioni e magari al giocatore soprattutto gli vanno a proporre 12, 13 milioni di ingaggio quando ne prende 5, non è semplice. Però ribadisco, tu hai fatto giustamente un'osservazione, però l'United ha bisogno subito della punta. Anche l'United rischia di non fare la Champions neanche quest'anno, eh. Poi sai, è vero, grande fascino, tanti soldi, tutto quello che volete, ma sono 3 anni che non fa la Champions League. E non sta andando neanche benissimo in Premier. E quindi secondo me loro ce l'hanno bisogno subito, e questo paradossalmente, poi in estate tanti scenari possono cambiare, ma in questo momento paradossalmente devono andare addosso ad attaccanti che possono prendere. Non credo che Napoli a gennaio possa minimamente valutare una separazione da Osimhen e dai suoi gioielli. Poi sai, in estate se ti arrivano con tantissimi soldi e lo stesso giocatore magari viene intrigato è un altro tipo di discorso, ma credo che Napoli per vendere Osimhen voglia appunto una cifra in tripla cifra, nel senso dai 100 in su. Nico, veniamo un po' al capitolo rinnovi, perché la priorità in termini di tempistiche fondamentalmente si chiama Zielinski, il cui contratto scadrà a giugno 2024. In un certo senso, secondo te sarà dentro, fuori, rinnova a vita o cessione, andando su eventualmente un sostituto come ad esempio Samardžić, Baldanzi, che però comunque potrebbero essere degli affari non legati esclusivamente al futuro di Zielinski? Zielinski in questo momento è un po' una storia, se vuoi, da Koulibaly alla Fabian Ruiz dell'anno scorso, nel senso che un anno dalla scadenza, un giocatore importante, un giocatore non più giovanissimo, che ha giustamente da un suo punto di vista ambizioni di andare a guadagnare tanti soldi, perché è l'ultimo grande contratto della carriera. Se riescono a trovare una quadra, il Napoli secondo me giustamente lo rinnova e se lo tiene volentieri, se no non si strappa le vesti come ha saputo fare con Fabian e con Koulibaly, va a sostituire molto bene. Quindi io credo che Napoli un'offerta di rinnovo la farà, se poi il giocatore dovesse avere in mano proposte più importanti, anche qui insomma c'è sempre la solita Premier che incombe, da cui bisogna fare attenzione, perché loro dare 6-7 milioni di stipendio a un giocatore gli danno veramente in questo momento, non dico chiunque,
ma con grande facilità tanti giocatori, e quindi lì Napoli non può arrivare a quel target. Ecco perché se Napoli riesce a trovare una quadra, a rinnovare a cifre tra virgolette quelle che oggi utilizza, che può essere uno step da 3 milioni e mezzo, 4 milioni non oltre, e a quel punto chiuderà il rinnovo di Zielinski. Viceversa, come è stato per Fabian e per Koulibaly, le parti si separeranno, hanno dalla scadenza, cercando di monetizzare il più possibile, al tempo stesso, come hai detto tu, di andare a prendere un giocatore che possa essere altrettanto bravo, magari più giovane, di prospettiva, con dei costi anche meno ingenti, e quindi fare qualcosa di utile anche da un punto di vista societario e bilancistico. Credo che quella sia la strategia del Napoli. Certo. Che il Napoli lato ha messo in mostra in maniera straordinaria quest'estate, ma deve essere un po', se vogliamo, anche la nuova linea guida del calcio italiano. Stiamo vedendo anche con le milanesi che stanno iniziando, Milan in realtà aveva già iniziato in tempi non sospetti, ultimamente anche l'Inter vuole propinquarsi una spending review, la Juve stessa vuole abbassare il monte ingaggi, e quindi non siamo purtroppo competitivi con i top club a livello internazionale, sui giocatori dobbiamo arrivarci prima. Napoli docet da questo punto di vista con Barascheglia e Kim, arrivare quando sono bravi, ma magari non così appetiti da un punto di vista economico, ecco perché gli italiani li possono prendere, altrimenti diventa dura. Nico, per salutarci ci dai anche un assist nell'aprire la pagina dedicata alla Salernitana. Salernitana che a gennaio dovrà fare un po' di operazioni, ma se ci puoi dare proprio una panoramica di quello che sta bollendo nella pentola di Iervolino e De Sanctis. Ma al di là del portiere che appunto l'hanno già preso, devono prendere un esterno destro perché purtroppo Mazzocchi, che stava facendo benissimo, sta fuori 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Tortea piace molto al mister, a Davide Nicola, che lo rivorrebbe. De Sanctis sta valutando anche altri profili, cercano un centrocampista, anche qui ci sono un po' di idee differenti, nel senso che Nicola vorrebbe un giocatore che già conosce la Serie A come Zurkowski, sul quale ci sono in pressing anche Empoli e altri club. Mentre De Sanctis, abbiamo visto, insomma, da questo punto di vista ama molto pescare a livello internazionale, l'ha fatto con Dia, tra l'altro molto bene Dia in estate, l'ha fatto con Ochoa, quindi ci sono un po', se vuoi, due anime, ma aspetto anche davanti qualcosa dalla Salernitana, perché Bonazzoli vuole andare via, perché Valencia può uscire, quindi serve numericamente poi un altro attaccante da inserire. Ci può essere il ritorno di Djuric, anche se ovviamente capisco su Djuric le riflessioni del presidente Iervolino, perché perdi un giocatore a zero non rinnovandolo, ha poco senso spendere dei soldi per riacquistarlo 6 mesi dopo della serie. Se ce lo danno in prestito o attraverso uno scambio è un'operazione anche interessante e fattibile, perché ha caratteristiche che in organico in questo momento i Granata non hanno. Se magari devi andare a spendere dei milioni, è chiaro che ti sembra un po', come dire, da un certo punto di vista un cortocircuito, perché non gli hai fatto il rinnovo 6 mesi fa, lo avevi in casa, lo devi andare a ricomprare, e quindi magari poi andranno su anche su altri profili. Diciamo che ci sono delle valutazioni in corso sul fatto che Nicola vuole dei giocatori già rodati in Serie A, che conosce, quindi Zortea, Zurkowski e Djuric. La società, soprattutto De Sanctis, sono un po' più affascinati da nomi stranieri, vedi anche questa suggestione Isco, per il quale insomma qualche chiacchierata c'è stata, ma economicamente insomma Isco chiede 2 milioni più bonus per 6 mesi, chiede poi altri 1-2 anni di contratto a 4 milioni. Non è semplice, se abbassa le pretese può diventare una pista percorribile, altrimenti a quelle cifre o va al Wolverhampton o va in MLS o va insomma in quei campionati dove comunque economicamente lo possono soddisfare. Nico, grazie mille davvero per essere stato con noi, alla prossima, di nuovo buon anno. Grazie a voi, ciao a tutti, buon proseguimento. 30 secondi e apriamo la pagina dedicata alla Salernitana e ritroviamo anche il nostro Pietro De Concilis, a tra poco. E grazie mille. Buongiorno ragazzi, ben trovati. Buon anno. Che bello, buon anno. Buon anno, ci sentiamo finalmente carichi, immagino, sì. Per un anno che insomma deve portare tante soddisfazioni anche da quelle parti. Sì, moltissime direi, speriamo il più possibile, però è un anno che sicuramente ovviamente inizia all'insegna del calciomercato e siamo pronti, anzi prontissimi anche per entrare nel dettaglio di questioni che ovviamente tratteremo non solo in questo mese ma anche nel corso di tutto quest'anno solare che si preannuncia, immagino, molto molto intenso, perché c'è un campionato, ci sono campionati che vanno avanti e speriamo vadano soprattutto in direzione delle nostre squadre campane che seguiamo da vicino. Allora, tra pochissimo con il nostro primo ospite del 2023 in Salsa Granata ed è, vi anticipo, un grande amico ormai di Radio Punto Nuovo, quindi siamo molto curiosi di ritrovarlo e fargli anche i nostri auguri di buon anno. Intanto il mercato, come ci diceva Nico prima,
della Salernitana è pronto a decollare, perché ci sono tante trattative, ci sono anche tanti punti pronti da mettere sul foglio di De Santis. Si vocifera anche un interessamento per Tripaldelli, che avrebbe anche senso, perché comunque l'entourage è lo stesso di Pasquale Mazzocchi, quindi è chiaro che si lavora poi quasi in casa con tutte le situazioni di casa salernitana. Però ritroviamo con grande piacere il direttore di Cronaca di Salerno, Tommaso D'Angelo. Direttore, grazie mille per essere con noi, buon anno. Grazie a voi, buon anno a voi e a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, prima di andare col mercato, prima parlavamo anche con Nicolo Schira, eccetera, eccetera, qual è l'augurio che deve farsi il tifoso della Salernitana in questo 2023? Beh, innanzitutto di battere il Milan, e mi pare che ci siano tutte le premesse per farlo, soprattutto per le condizioni dei rossoneri, che credo sia in una fase decisamente calante a parte gli infortuni, eccetera. Perché una vittoria contro il Milan largamente alla portata della Salernitana significherebbe, come dire, cancellare un po' le ombre di un inizio di stagione, di campionato certamente molto difficile. E poi sperare che in qualche modo prevalga la linea Iervolino per quanto riguarda la campagna acquisti, che tu sai, la Salernitana si muove su due binari. Uno che fa De Santis, poi arriva Iervolino, come è successo con Rociola, e spariglia le carte in tavola. Iervolino le sa sparigliare molto bene. Ma come risponderà la Rechi mercoledì alle 12:30 in questo lunch match alla sfida contro il Milan, alla prima di questo 2023? Beh, la Rechi è sold out, quindi ci sarà uno spettacolo molto bello, ci saranno anche molti tifosi milanisti, per la verità, come da tradizione, quindi voglio dire, sarà anche una ripresa di campionato all'insegna dell'entusiasmo e della tifoseria. E poi ovviamente resta una partita di cartello, la prima del nuovo anno, per cui la Salernitana, al di là di quelle che raccontano i grandi network sul Milan, ha la possibilità di iniziare subito col botto. Direttore, però questo è un mercato di gennaio che rischia, secondo lei, di influire quanto sulle dinamiche della Salernitana e magari anche sull'immediato futuro? Ma la Salernitana ha due problemi di fondo: deve completare la squadra e poi si ritrova con una serie di infortunati che non erano il preventivo. Vedi, Sepe è stato giustamente, a parte che secondo me il portiere bisognava prenderlo a prescindere, è arrivato Ochoa. Hanno il problema di Mazzocchi, hanno il problema di Maggiore, hanno il problema di qualche voto, soprattutto sulla sinistra. Vediamo un po'. Isco, certo, è un'idea molto suggestiva, però se prendi Isco chiaramente risolvi molto dei due problemi, anche se io ritengo che sono calciatori che esulano un po' dal credo tattico di Nicola, come Lemmy ad esempio, per cui alla bravura dei calciatori si deve unire però una identità tattica da parte dell'allenatore, che non so fino a che punto insomma è in grado di gestire questi calciatori. Ecco, mi dà l'assist praticamente per la prossima domanda, perché le avrei chiesto di Nicola e della sua crescita di pari passo con la Salernitana, perché c'è un po' il rischio che forse la Salernitana cresca troppo per Davide Nicola e che magari Davide Nicola resti un po' indietro rispetto a quello che invece vuole essere il progetto tecnico della Salernitana, anche se io le dico chiaro e tondo, per me Nicola è il vero motivo per cui parliamo ancora di una Salernitana in Serie A e di una Salernitana che può permettersi di andare vicino ad Ochoa e dire ok, allora vieni con noi quest'anno a giocare, perché senza il lavoro di Nicola tutto questo non sarebbe stato possibile. Beh, intanto tu prendi Ochoa perché c'è una società forte, certo, che scende in campo Iervolino e che quindi ti risolve molti, molti problemi. Nicola, diciamo, lo scorso anno, come dire, ha sbagliato proprio la Salernitana si salva perché il Cagliari fa peggio, si suicida a Venezia, diciamo la verità, perché quella partita con l'Udinese è ben impressa nella memoria di tutti, eccetera. E poi questa prima fase di campionato, chiaramente con una squadra che sostanzialmente deve galleggiare un po' oltre la linea salvezza, però ha dato dei segnali molto molto negativi. E quindi preoccupa molto questo rush di campionato in cui ci sono gare
molto molto, c'è il Milan, c'è il Torino, c'è il Napoli, quindi voglio dire, c'è l'Atalanta, c'è il Lecce, c'è il ritorno con la Juventus, quindi voglio dire, si rischia di trovarsi impantanati quando fondamentalmente con 10 punti di vantaggio uno si sente tranquilli, ma il campionato di Serie A ti insegna a non essere mai tranquillo, soprattutto per chi lotta per la salvezza. Quindi io vedo che anche Nicola debba un po' adeguarsi alla crescita che vuole dare Iercolino, che è un progetto sicuramente legato al, come dire, al problema del campo, perché resta la salvezza della Salentana la priorità. Però è un Iercolino che punta alla governance del calcio, lui presidente nuovo, società senza debiti, tra poco scoppierà il bubone della Juventus, dell'Atalanta, del Genoa e compagnia bella, ha, voglio dire, volontà di fare investimenti immobiliari a Salerno, perché ha il centro sportivo eccetera, quindi ha progetti molto alti Iercolino, che tu dici bene, che non so fino a che punto si conciliano. È chiaro che se tu tratti Demme e poi Nicola vuole Juric, comprendi bene che, come dire, l'atteggiamento tattico della sì. squadra non può prevedere Demme e Juric insieme. A 47 ore dal ritorno in campo, che Salernitana ci sarà, parlando appunto delle scelte di Nicola? Ma sicuramente la Salernitana che sta meglio del Napoli, nonostante i problemi del Milan, scusate. Sì. E il Napoli può sperare, come dire, nel definitivo della definitiva fuoriuscita del Milan eccetera, quindi io credo che nonostante i problemi la Salernitana sia in grado di battere un Milan ormai alla deriva, ed è il Milan ha concluso il suo ciclo, diciamo la verità, il Milan vince lo scudetto perché prima il Napoli e poi l'Inter glielo fanno vincere, non ha fatto una campagna acquisti adeguata a una squadra campione d'Italia e adesso è in una fase decisamente calata, e allora di queste partite decisamente difficili, paradossalmente quello in cui la Salernitana può fare subito il risultato è proprio contro il Milan, che sarebbe importante non solo dal punto di vista della classifica ma anche dal punto di vista mediatico, perché rilancerebbe la Salernitana dopo le ultime prestazioni con Fiorentina e Monza. Direttore, per salutarci, è un mercato quello che si apre oggi che secondo lei non regalerà botti di Capodanno in ritardo? La Salernitana deve sperare in questo, perché qualche botto se ne fanno proprio la Salernitana. Il Napoli sta bene com'è, quindi gli conviene non toccare niente secondo me per peleggiare verso lo scudetto. Il Milan non è in grado di fare acquisti, idem la Juventus, bisogna vedere un po' dietro che succede con Cremonese, Lecce eccetera, ma non credo che ci possano essere acquisti che possano cambiare il corso del campionato, e la Salernitana deve approfittare anche di questo. Direttore, grazie mille davvero per essere stato con noi e di nuovo buon anno, alla prossima. Grazie a voi, auguri a tutti. Ancora auguri al direttore di Cronica di Salerno, Tommaso D'Angelo. So che tra 60 secondi, poco più, dobbiamo aprire la pagina sul Benevento, però c'è un'importante ultima ora su Inter Napoli, ve la diamo tra 60 secondi, a tra poco. Il Benevento che attendono anche le ultime, la nostra pagina, però un'importante ultima ora in chiave Inter Napoli, perché riporta Sky Sport, notizia di cui ci fidiamo quasi ciecamente, che a 48 ore dalla sfida contro il Napoli ha lavorato ancora parte Marcelo Brozovic, che quindi dovrebbe dare quasi certamente, e utilizziamo il quasi, poi lo approfondiremo nella seconda ora anche con Vincenzo D'Angelo della Gazzetta dello Sport, ma quasi certamente darà forfè in vista di Inter-Napoli. Davvero una battuta, 10 secondi Pietro, 10 secondi Giovanni, quanto pesa l'assenza di Brozovic in Inter-Napoli, ragazzi? Pesa tanto, ma non quanto sarebbe pesato fino a 3-4 mesi fa, perché Çalhanoğlu ha dimostrato che in quel ruolo ci sa fare come, e l'Inter ha saputo sopperire proprio in un momento complicato come quello in cui c'è stata l'astinenza di Marcelo Brozovic, di aver trovato in Çalhanoğlu un nuovo regista, e tante volte si è parlato della mancanza di un vice Brozovic e l'Inter invece ce l'aveva in casa, quindi probabilmente il problema è già risolto. Forse insieme a Lautaro, a Skriniar e Di Marco, forse, perché sì. Di Marco secondo me è stato il più importante per quest'Inter nella prima parte di stagione. Insieme a loro è l'assenza più pesante, sì. In una partita come quella contro il Napoli si fa sentire, nonostante giustamente come ha detto Pietro, Çalhanoğlu l'ha saputo sostituire molto bene, però comunque adesso vai a giocare contro il Napoli e si sentirà.
Speriamo per il Napoli che si sentirà sul serio fino al 90esimo e più. Speriamo che per il Napoli, insomma, questa assenza possa essere d'aiuto per portare a casa, anche sciogliere un nodo importante in questo inizio gennaio, ripetiamo, fondamentale per la corsa a scudetto degli azzurri. Apriamo la pagina sul Benevento qualche minuto prima poi di dedicarci anche alla terza serie e dare via poi ai due speciali, quello azzurro e quello legato all'Avellino col pomeriggio a Supereroi, perché sono ultimi giorni di pausa in realtà per il Benevento, che mercoledì tornerà al lavoro con la preparazione invernale che verrà svolta ormai in una seconda casa per i Sanniti, il Mancini Park Hotel di Roma. Sarà una settimana intensa attraverso cui Cannavaro avrà in qualche modo l'opportunità di lavorare anche con serenità, senza l'assillo di una partita imminente. Questa è già una notizia per il neotecnico delle streghe, che è arrivato in piena corsa e anche in piena fretta di risultati. Non ci saranno grossi problemi neanche per quanto riguarda le disponibilità dei tanti calciatori, visto che al momento l'unico indisponibile è Capitan Letizia. Poi il Benevento sarà di ritorno nel Sannio l'11 gennaio e il 15 poi si proietterà verso la gara contro il Cosenza per la prima giornata del girone di ritorno. E nel mentre, ovviamente, tutto il mercato che dovrà portare, Pietro, anche buone notizie al Benevento. Ne abbiamo parlato spesso prima della nostra piccola pausa invernale con i tanti amici, tanti colleghi che da Benevento ci hanno sempre spiegato in maniera ottimale la situazione. Non è un Benevento che farà rivoluzioni, ma è un Benevento che ha bisogno di una grossa mano dal mercato, questo è fuori dubbio. Eh sì, ma è chiaro che quando si cambia guida tecnica, lo abbiamo detto tante volte, è normale che ci siano quantomeno delle mini rivoluzioni in base a quello che vuole il nuovo allenatore. È chiaro che una squadra non costruita da Fabio Cannavaro e per Fabio Cannavaro ha bisogno di novità, ha bisogno di nuove caratteristiche per un sistema di gioco che sta prendendo forma. Il caso del Benevento, parliamo di un 4-3-1-2 che sembra aver dato delle risposte importanti. Tante volte abbiamo parlato della necessità di un trequartista oltre al famoso attaccante di cui tanto si parla, ma gli attaccanti in questo momento il Benevento ce li ha in casa, quindi finché non esce qualcuno, Simi su tutti sicuramente, sì. Francesco Forte, che comunque Cannavaro vuole cercare di recuperare, per quanto sia comunque quello che ha un mercato sicuramente più ricco e delle richieste importanti rispetto a Simi, che è da 2 anni che sostanzialmente non gioca e non vede la porta. L'esperienza di Parma parla per lui, però in questo momento il Benevento secondo me sta guardando più alla corsia mancina, complice anche all'infortunio di Letizia, e alla tre quarti per provare a rinforzare quella fetta di campo con un centrocampo che invece credo che sia abbastanza a posto in questo momento, con Schiattarella in cabina di regia, una Campora che ritroverà il suo ruolo di mezzala e potrà finalmente esprimersi al massimo delle sue potenzialità. Sì, fondamentalmente centrocampo e difesa stanno bene, ma lì davanti serve assolutamente una scossa a questo Benevento che ha segnato solo 17 gol in 19 partite, sono nulla, non puoi salvarti, riesci a salvarti giusto a stento con questi numeri lì davanti. Il Benevento ha il terzo peggior attacco del campionato. Ti salvi per mancanza degli altri. Assolutamente, ti salvi per mancanza degli altri. Il Benevento ha bisogno di qualcosa dal mercato, qualche nome fresco, nuovo, però giustamente, come diceva Pietro, deve prima iniziare a uscire qualcuno, sì, ad esempio un Simi, e poi deve entrare qualcun altro, qualcuno che ti dia freschezza, novità, nuova testa soprattutto, perché serve questo al Benevento, avere una nuova testa lì davanti. Una nuova testa che soprattutto ridia un po' di slancio a questa squadra che, ricordiamolo magari per chi era troppo preso nei pranzi natalizi, ma il 26 il Benevento è crollato in casa contro il Perugia, complicando ulteriormente una classifica già non semplice. Però terza serie ne parliamo subito con gli onori di casa di Pietro De Concilis. Perché siamo con un altro amico di Radio Punto Novo che ho il piacere di ritrovare, Vincenzo Piergalino di tuttoturris.com. Ciao Vincenzo, ben trovato. E buon anno, grazie mille. Tanti auguri. Ciao a tutti, ben trovati e buon anno anche a voi. Vincenzo, credo che il finale di 2022 sia stato piuttosto movimentato lì in casa Turris. Quarto allenatore stagionale per i Corallini, Gaetano Fontana, altro amico tra l'altro di Radio Punto Nuovo, che salutiamo e cui facciamo un grosso in bocca al lupo. Mister Gaetano Fontana, da cosa è partito al suo arrivo a Torre del Greco? Ma diciamo che il nome di Fontana arriva dopo varie consultazioni, possiamo parlare di un vero e proprio casting che aveva, diciamo, realizzato la Turris subito dopo
l'ultima partita col Francavilla che chiudeva un po', diciamo, l'anno solare, e alla fine c'era stato, possiamo dire, un testa a testa tra Fontana e Walter Novellino, un altro nome che, diciamo, conoscete bene. E ovviamente quando poi si vanno a fare le trattative bisogna trovare un accordo economico, un accordo anche sulle valutazioni tecniche relative alla squadra e agli obiettivi. Evidentemente con Novellino questa, diciamo, unione di intenti non si era trovata. Invece Fontana, sin dalle prime battute in conferenza stampa, è parso molto entusiasta, molto convinto di poter risollevare la Turris, diciamo. È partito dalla considerazione che la squadra, al netto di quello che sarà il mercato di gennaio, è già molto valida tecnicamente per raggiungere l'obiettivo. Però perché tutti questi cambi? Perché anche questa, non dico indecisione, perché non c'è un'indecisione alla base di queste continue svolte di panchina, ma cosa sta succedendo in casa Turris che siamo arrivati all'ennesimo ribaltone lì alla guida tecnica? Ma sicuramente, come hai detto tu, diciamo, è una grande anomalia e ha pochi precedenti anche nel calcio. Evidentemente sintomo comunque di una frenesia da parte di una società che quest'anno in estate forse ha alzato troppo le aspettative dopo i playoff storici dell'anno scorso, e questa, diciamo, queste grandi aspettative poi si sono rivelate un boomerang che la stessa società poi non è riuscita, non ha saputo controllare e arginare, perché poi se vediamo, diciamo, i risultati negativi iniziano un po' in estate durante la preparazione, magari nelle amichevoli la società non si è non ha visto, diciamo, i risultati che si aspettava e probabilmente troppo frettolosamente ha mandato via Canzi una settimana dall'inizio del campionato. Lì poi si è innescata una sorta di vortice negativo che ha inghiottito Padalino e poi soprattutto Di Michele, un allenatore che ha pagato la grande inesperienza, diciamo, soprattutto sotto la sua gestione la media punti è molto crollata, e quindi poi la società si è vista quasi obbligata a tentarsi quest'ultima carta, se vogliamo, quella dell'ennesimo cambio di allenatore, ed è inevitabilmente anche un'ammissione di responsabilità. Magari col senno di poi le cose si sarebbero potute fare in maniera molto più razionale e logica, diciamo, senza farsi anche un po' condizionare da quelli che erano i pareri della piazza. Facendo un po' una panoramica, qual è il bilancio dei primi mesi di campionato per quanto riguarda le campane in questo girone C di Serie C? Ma diciamo che ci sono state soprattutto due grandi sorprese, che sono Gelbison e Giuliano, squadre che se vediamo anche, diciamo, la Gazzetta dello Sport qualche mese fa ha pubblicato proprio i budget di ogni società, e Gelbison e Giuliano paradossalmente sono le squadre che costano di meno nel girone P, però in termini spesa risultato sono quelle che hanno avuto il massimo rendimento, quindi sicuramente queste due, diciamo, si meritano gli onori della cronaca, almeno in questa prima parte di campionato. Grande delusione ovviamente, lo dicevamo, la Turris, perché una squadra che era arrivata ottava l'anno scorso, ora invece fa fatica a risollevarsi dalla zona playout. L'Avellino, diciamo, non ha iniziato secondo i favori del pronostico, però c'è da dire che poi da quando è subentrato Rastelli piano piano sta risalendo la china, quindi secondo me comunque sarà tra le protagoniste del girone di ritorno, lotterà nelle prime posizioni insieme alla Juve Stabia, che invece sta mantenendo un po' fede a quelli che erano i programmi iniziali. Magari non è stata una partenza in sordina, ma tra le campane è quella che ha avuto più continuità durante il girone di andata, ed infatti poi subito dopo le prime tre della classifica, che sono Crotone, Pescara, Catanzaro, c'è sicuramente la Juve Stabia. Tra l'altro poi alla ripresa del campionato ci sarà proprio il derby con la Turris, sì. Quindi chiude una partita spartiacque per queste due compagini. È una partita anche molto sentita storicamente, lo sappiamo bene. Vincenzo, tra l'altro parlavi di Avellino, mi dai un assist, mi serve un assist su un piatto d'argento, perché chiaramente oggi si è aperto ufficialmente il mercato e sappiamo che tutto può succedere, soprattutto quando ci sono dei cambi di guida tecnica in corso d'opera. La Turris addirittura, siamo al quarto allenatore, anche l'Avellino ha cambiato allenatore. Ti chiedo allora se il ritorno di Daniele Franco può essere una pista da tenere lì in caldo per le prossime ore.
Sì, sicuramente a Torre del Greco si aspetta, diciamo, soltanto la fumata bianca. Pare che con l'Avellino un accordo sia stato già trovato per il prestito del giocatore. E resta soltanto, almeno da quanto so, diciamo, superare le ultimissime perplessità del giocatore, che comunque, va detto, non si è lasciato benissimo tanto con la società come con la piazza prima di andare all'Avellino. Quindi c'è da ricucire il rapporto, però diciamo la sensazione è che alla fine l'affare si farà per l'interesse delle parti, anche perché lo stesso Franco, diciamo, attore del Greco, ritroverebbe una piazza nella quale ha fatto molto bene, si potrebbe rilanciare, e poi, cosa diciamo di non poco conto, è la fiducia e il minutaggio che gli garantirebbe Fontana, che comunque è un ex regista, quindi chi meglio di lui sa come valorizzarlo. Non so se abbiamo tempo per un'altra, ci provo, non me ne vorrà Pietro, però Vincenzo, se guardiamo anche il passato di uno come Gaetano Fontana, che a Napoli ha trascorso anche anni molto importanti della sua carriera, la sua ottima amicizia anche con Gianluca Grava, che comunque gestisce il settore giovanile del Napoli, ecco, qualcosina per gennaio la possiamo immaginare, oppure sono favole che ci raccontiamo noi del mestiere? Ma diciamo il mercato è a volte caratterizzato da sfumature, ecco, impreviste. Probabilmente io immagino che qualche chiamata sia anche partita per chiedere un aiuto, visto che comunque il momento è molto particolare. Poi tradizionalmente il mercato di gennaio comunque è sempre povero di grandi occasioni, perché poi i giocatori, diciamo, che hanno reso generalmente non si muovono dalle squadre di appartenenza, quindi perché no, diciamo, nomi finora non ne sono filtrati in questo senso, ma io immagino che Fontana sicuramente abbia riallacciato i propri contatti per cercare di, anche nell'allestimento della rosa, insomma, di avere un ruolo importante e preponderante. Grazie mille Vincenzo per essere stato con noi, davvero alla prossima e buon anno. Grazie a voi, buon anno. Buon anno a Vincenzo Piergalino, Tutto Turris. Pietro, siamo in chiusura anche con tante notizie in vista del pomeriggio a Supereroi. Ma di quelle proprio succulente, sì. Ale, perché è una giornata, è una prima per noi del 2023, ma è un primo giorno di calciomercato che ovviamente sta regalando anche in questi minuti delle novità importanti, anche in Casavellino, soprattutto in Casavellino, perché ti dico soltanto questa cosa: l'Avellino può andare incontro in questo mese di gennaio fino a 14 operazioni, e potrebbero non essere finite qui, o comunque non potrebbe anche non essere il numero massimo di operazioni, tra 10 cessioni e 4 acquisti potenziali in questo momento. Ti dà un po' l'idea anche della rivoluzione che anche involontariamente Massimo Rastelli porterà al direttore sportivo Enzo De Vito, che ovviamente in queste ore si sta muovendo, telefoni bollenti in sede, oggi tra l'altro anche la ripresa degli allenamenti dopo il Capodanno. Ci sono tante novità anche a proposito di questo, perché ci sono dei volti che non ci saranno, ma soprattutto ce ne sarà uno nuovo, e allora andremo anche a raccontare quello che sarà il nuovo acquisto, il primo, il colpo in entrata dell'Avellino. Si tratta anche di un ritorno, i tifosi dell'Avellino mi avranno già capito, io invece a te non lo spoilero, sì, perché non te lo meriti. Ci sentiamo fra poco. Allora, un grande abbraccio. Ciao. A Pietro De Concili e a tutta la squadra del pomeriggio a Supereroi per lo speciale dedicato all'Avellino. Per quanto ci riguarda invece, a breve partiamo con lo speciale Napoli, con il report dell'allenamento, con tante notizie in chiave Inter-Napoli, perché finalmente si ricomincia. Allora tra qualche minuto andiamo anche con lo speciale azzurro, il primo del 2023. Speciale Napoli che riparte quando sono le 14:03. Vi ricordo sempre il nostro 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo anche che potete scriverci su Facebook, non solo per farvi gli auguri nostri di buon anno, ma anche se volete farli voi a noi, insomma, sono ben accetti. Per quanto in ritardo, scherzi a parte, non è in ritardo invece il Napoli, che si sta preparando verso la gara contro l'Inter. Il report allenamento che è arrivato puntuale dalla seduta mattutina per il Napoli alla SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa, leggiamo, del campionato in programma il 4 gennaio, bla bla bla. La squadra sul campo 2 ha iniziato la sessione con una fase di attivazione a secco, successivamente lavoro tecnico-tattico, chiusura con partitina a campo ridotto. Ha parlato anche il CT della Nazionale, lo ha fatto alla Gazzetta dello Sport, parlando anche del Napoli. Allora, nel mentre
che raggiungiamo i nostri prossimi ospiti, andiamo anche con qualche battuta che arriva dalla lunga chiacchierata dell'ex tecnico dell'Inter, tra le altre cose. Difficile parlare di vantaggio sulla domanda se il Napoli sia stato danneggiato dallo stop oppure serviva una sosta prima delle 11 vittorie. Era in una condizione psicofisica straordinaria. È anche vero che un momento di difficoltà in una stagione prima o poi arriva sempre. Magari per loro sarebbe arrivato fra novembre e dicembre. Diciamo che il Napoli, che con 3 vittorie adesso, metterebbe una seria ipoteca sulla Serie A. Poi su Kvaratskhelia ha detto: inutile studiarmi con i video, lei che era un fantasista, è così, mio figlio Andrea me ne aveva parlato come un fenomeno già 5 anni fa e aveva ragione, racconta Mancini. Oggi nel calcio si sa tutto di tutti, ma quando sei forte, punto e basta. Se non ti consentono più di fare certe cose, ne fai certamente altre. Oggi per la classifica l'Antinapoli e il Milan gli chiedono, le inseguitrici sono tutte vicine fra loro e tutte in tempo per riprendere il Napoli, però devono correre tanto e forte per acciuffare Spalletti e i suoi ragazzi. Queste le parole di Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, che è la Gazzetta dello Sport, insomma, ha parlato anche in maniera molto lunga, approfondita di questo momento della Serie A. Noi abbiamo letto soltanto una piccola parte per quanto riguarda il Napoli. Andiamo al telefono, ed è un grande piacere, gli facciamo soprattutto un grande augurio di buon anno, Francesco Modugno, Sky Sport. Grazie mille Francesco per essere con noi. Buongiorno, bentrovati, auguri a voi. Eravamo in anno pieno di belle cose. Speriamo, incrociando le dita. Eravamo in apertura di trasmissione con Massimo Moratti al telefono, che un po' scherzando, un po' sul serio, diceva: beh, se l'Inter scivola via è chiaro che farò il tifo per gli azzurri, però prima c'è da far scivolare via quest'Inter. E allora nelle prime di questo gennaio il Napoli fa come ha detto Mancini, può mettere una seria ipoteca sulla Serie A? Beh, non mi sorprende lo dica Massimo Moratti, considerando che le altre eventuali rivali sarebbero la milanese rossonera, per lui è un derby, e con la Juventus insomma non è che proprio storicamente i rapporti siano buoni, quindi non fatico a crederci. Sai, è un gennaio che può orientare destini e sogni. È chiaro che se ti ritrovi in fila più o meno l'Inter, la Juventus, la Roma, il derby in mezzo, la trasferta di Genova con la Samp, è chiaro che è un mese questo che potenzialmente può dire tanto. Non so se è decisivo, perché a gennaio non puoi fare certi discorsi, però è chiaro un mese che può imprimerti ancora di più l'autorevolezza della grande favorita. Domani la prima conferenza stampa di Spalletti del 2023, che Spalletti ti aspetti di ritrovare alla vigilia di una partita che già di per sé per lui è importante, ma quella di mercoledì forse lo sarà ancora di più? Guarda, me lo aspetto pieno di certezze, perché secondo me è giusto averle, è giusto ribadirle ad un ambiente che chiaramente dopo 53 giorni vive delle ansie, dell'ignoto, no? dei misteri di una sosta che mai abbiamo vissuto. Quindi secondo me è giusto che un allenatore ribadisca che questo è Napoli battuto in Europa, unica squadra, il Napoli delle 11 vittorie, il Napoli del capocannoniere, il Napoli di tutti i record. Cioè, è giusto che si torni in campo con la consapevolezza, che è una consapevolezza acquisita per merito. E quindi mi aspetto uno Spalletti di questo tenore. C'è da aspettarsi soprattutto uno Spalletti agguerrito, perché c'è un po' la sensazione, Francesco, senza girarci troppo intorno, che questa sia anche un po' la sua ultima occasione. Voglio fare il cattivo, se vado a leggere anche un po' quella che è stata la stampa nazionale negli ultimi giorni, come si sottolinea, ecco, se il Napoli getta via questo vantaggio, questi 8 punti, è chiaro che poi si va a mettere un marchio sulla stagione, dimenticando invece tutte le cose positive, tutto quello di buono fatto da Spalletti, che ha trasformato una necessità in opportunità per vincere un campionato nonostante i tanti addii. Però questa sensazione c'è e non va ignorata, ti chiedo. No, ma è evidente che nel calcio poi, sai, la storia la scrivono i risultati.
e quindi ancor più se arrivi a gennaio con questi numeri, con questo Napoli, con questi distacchi, è ovvio che tutti si aspettano un certo tipo di finale della storia, e quindi chiaramente poi faticheresti a vedere tutto il buono, ma ti lascerebbe soprattutto gli impianti. Però onestamente neanche ci voglio pensare, voglio guardare a quello che deve essere, a quello che sarà, con grande fiducia. Ma la fiducia non è la mia, di chi vive il Napoli quotidianamente, quindi anche con un coinvolgimento che finisce per essere più o meno diretto, ma perché penso che la fiducia se la sia guadagnata il Napoli in questi mesi. Ripeto, c'è stata la sosta, ma la sosta c'è stata per tutti, e quando si ripartirà da quel che è stato. Il Napoli fino a quel momento è stata la più forte di tutti. Bergomi dice che in Inter-Napoli il duello chiave sarà sulla fascia, Kvara contro Dumfries. Sei d'accordo oppure ti aspetti che qualcos'altro possa decidere questa sfida? Fosse così sarei contento, nel senso che tra quanto può far male Dumfries e quanto può far male Kvaratskhelia, secondo me qui c'è qualche risorsa in più, ma sai, quando parliamo di due grandi squadre neanche troppo simili, quindi con una varietà di soluzioni tali da mettere in campo ciascuna con le proprie squadre, fai fatica a dire la decidi qua o la decidi là. È chiaro che se sei una squadra che in questo momento segna più di tutti in Italia, segna più di tutti in Europa e fa più tiri e fa più assist, c'è il possesso palla più alto ed è quella che ha più gol che arrivano dalla panchina, mi verrebbe da dire l'attacco del Napoli contro la difesa dell'Inter, che tra l'altro andava a controllare i numeri, è tra le peggiori del campionato, ha preso 22 gol, cioè soltanto 6 hanno fatto peggio, quindi secondo me più che individuarla in due uomini direi l'attacco del Napoli contro la difesa dell'Inter. Per salutarci Francesco e lasciarti anche alla tua giornata, quanto inciderà questo gennaio su anche un po' sull'entusiasmo del Napoli? Perché già uscire indenni da Inter, Sampdoria, Juventus e poi l'altra metà, quella con la trasferta di Salerno che è difficilissima, con la gara con la Roma, anche con i primi impegni di Coppa Italia verso il febbraio che poi porterà anche al ritorno in Champions, queste tre partite, questi 10 giorni possono già essere una scarica di adrenalina importante? Ma ripeto, questo mese, la verità è che così come ti ho raccontato della consapevolezza, delle certezze che non devono essere dimenticate, di una forza che è oggettiva da parte del Napoli, al tempo stesso però bisogna essere consci che qui in Italia nessuno ti regala nulla. Parlavi di entusiasmo. Le partite in certi casi si possono anche pareggiare, verranno anche momenti più complicati, e proprio in quel momento più che l'entusiasmo servirà la consapevolezza, la solidità mentale, la compattezza mentale. Ecco, per vincere un campionato servono tutti questi fattori e nulla può mancare. Quindi il percorso è ancora lunghissimo, però ripeto, si riparte da quel che è stato, quello che sarà non lo sappiamo, però secondo me a San Siro ci deve andare con grandi certezze. Francesco, grazie mille, ancora buon anno, buon lavoro a voi ragazzi, auguri, ciao. Grande abbraccio a Francesco Modugno. Andiamo avanti anche con i nostri ospiti. Intanto vi ricordo l'ultima ora che vi abbiamo dato anche nella prima ora, vi chiedo perdono per il gioco di parole, ovvero Brozovic che va verso il forfè contro il Napoli, ancora nulla da fare per quanto riguarda il lavoro in gruppo, lavoro ancora a parte il croato con Çalhanoğlu che, come già fatto ampiamente in questa prima parte di stagione, andrà ad essere il suo alter ego con Mkhitaryan
Mkhitaryan, poi verosimilmente nel centrocampo a tre con Barella. Poi vediamo un po' come andrà avanti anche la situazione nei prossimi giorni, soprattutto tra un po' ne parleremo dalle 14.30 con Vincenzo D'Angelo. Non so se facciamo in tempo, ma penso di sì, perché vedo il nostro Giovanni Annunziato al telefono per il nostro prossimo ospite. Vi ricordo sempre il 380 127 2000 per i vostri messaggi, vi ricordo anche che potete scriverci su Facebook al nostro gruppo Punto Nuovo Sport Show, così come su Twitter ed Instagram, tutti i nostri riferimenti social, dove anche lì vi leggiamo e vi rispondiamo con grande curiosità e con grande piacere, lo stesso piacere che riserviamo nel dare il ben ritrovato e nel fare anche i nostri auguri di buon anno ad Alberto Fontana, doppio ex di Inter e Napoli tra le altre. Grazie mille Alberto per essere con noi. Ciao a tutti, felice anno ragazzi. Felice anno anche per il Napoli e anche per l'Inter, almeno questa è la rispettiva speranza di due squadre che apriranno questa seconda parte di stagione che Alberto Fontana si immagina come se guarda il Napoli e se guarda l'Inter. L'Inter per riaprire il campionato, per dimostrare che non è tutto chiuso, e il Napoli per riprendere una cavalcata trionfale, perché fino adesso il Napoli soltanto merito suo se è là e ha dominato. Sicuramente la sosta a Napoli la potevi evitare tranquillamente, visto l'entusiasmo e quello che stanno facendo. Si riparte, una novità che non ha precedenti, una sosta di questo tipo, e l'opportunità subito con un big match di riaprire il campionato per l'Inter o di confermarsi liberi in discorso per il Napoli. Rose alla mano, guardando soltanto gli uomini a disposizione, come la inquadri questa partita? Chi è più avanti? Chi è il favorito proprio negli uomini in campo? Non essendoci un precedente a una sosta di questo tipo nel nostro campionato è molto fatica. Credo che l'Inter, ci sono molti giocatori che hanno voglia di riscatto, visto anche il mondiale, e questo può essere un piccolo vantaggio da parte dell'Inter. Piccolo vantaggio invece il Napoli ce l'ha nel ritrovare Kvaratskhelia, che è stato assente nelle ultime uscite. Ma quanto sarà importante per Inzaghi costruire una sorta di gabbia? Sono un termine veramente banalizzato, anche inflazionato, quando si parla di affrontare certi fenomeni. Però ritrovare Kvaratskhelia, ritrovare Osimhen di nuovo al 100% della propria forma, avere anche un Raspadori in più, ecco, magari complica un po' i piani di Simone Inzaghi, che non ha soltanto un campione a cui badare. Ma certo, il Napoli fino adesso ha fatto qualcosa di incredibile, ci ha dominato. Ci sono dei giocatori che nel gergo si dice strappano, cioè uomo contro uomo creano il dribbling e la superiorità numerica. E da questo punto di vista qui il Napoli è molto pericoloso, quindi cioè, il Napoli se riparte come stava prima arriverà probabilmente al traguardo in maniera netta, anche se io sono dell'idea che la grande prova di maturità per il Napoli sarà il mese dove le cose non girano e dovrà portare a casa dei punti sporchi, perché quando gioca bene i punti li porta a casa, su questo siamo tutti d'accordo. Tu hai avuto modo di conoscere la piazza napoletana anche da vicino nel 2001, ma questa piazza che cosa significherebbe per Napoli secondo te vincere, tornare a vincere dopo 33 anni? Napoli si respira calcio, a Napoli c'è una fede verso la propria squadra, la città, quindi da questo punto di vista qui sicuramente sarebbe una grande impresa, e non lo dico perché sono a telefono con voi, però i presupposti di questi primi 5 mesi sono stati incredibili. Che Napoli ha dominato in Italia, ma ha dominato in Europa, quindi cioè, questo è ancora più importante. Logico che in primavera, con tutti gli impegni, potrà arrivare un momento di meno freschezza atletica, la chiamiamo, e lì bisognerà essere anche un po' cinici. Se il Napoli avrà anche questa carta qui, allora insomma, diventa dura per tutti. Chi ti piace di più tra Onana e Meret? Soprattutto che sfida vedi tra due portieri che sono anche un po' agli antipodi per scuola, per modo anche di affrontare il ruolo? Mi piace più Meret,
Onana credo che venga da un campionato dove i giudizi sono meno netti e ha bisogno di 30 partite in Italia prima di poter esprimere un parere. A me Meret piace tantissimo, è un ragazzo che ha vissuto degli intoppi, degli infortuni che l'hanno frenato, però per modo di stare in porta, per caratteristiche fisiche mi piace veramente tanto. Alberto, grazie mille davvero per essere stato con noi, ancora buon anno, un abbraccio. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Grande abbraccio ad Alberto Fontana, doppio ex di Inter e Napoli. Un paio di minuti e torniamo ancora con tanti ospiti, soprattutto andiamo a Genova perché ci sono ultime sull'affare Berezinski, qualcuna ve l'abbiamo già raccontata con Nicolo Schira, altre lo faremo tra pochissimo. Ci colleghiamo da Genova per tutte le ultime anche sull'affare Berezinski-Zanoli, ci sono anche alcune novità legate alle tempistiche dell'affare. Ricordiamo che oggi parte ufficialmente anche la sessione invernale del calciomercato con l'apertura ufficiale, ribadisco, ufficiale della campagna di riparazione. Molte squadre cercheranno di intervenire, per esempio il Milan che ha preso questo portiere molto interessante dal club Guarani per andare un po' a tamponare quella che è l'assenza di Maignan, la scadenza contrattuale di Tatarusano, dell'arrivo soltanto dopo il termine di questa stagione di un portiere come Sportiello. Insomma, le altre si stanno dando da fare, il Napoli anche si sta dando da fare con l'arrivo ormai fatto di Berezinski, ce lo raccontava prima Nicolo Schira, dopo il rinnovo ufficiale di Zanoli ci sarà il via libera. Andiamo però a Genova dal collega di calciomercato.com, Lorenzo Montaldo. Lorenzo, grazie mille per essere con noi. Ciao, ciao, buongiorno, buon anno a voi e a tutti gli ascoltatori. Rinnovo di Zanoli, poi via libera, ci sarà l'ufficialità del passaggio di Berezinski al Napoli, sono queste più o meno le tempistiche, le tappe da dover rispettare? Sì, sì, esatto, sostanzialmente sono queste, anche perché è un affare, quello di Berezinski al Napoli, che è definito da parecchio tempo ormai. Di fatto appunto mancava questo aspetto formale, ma poi a breve dovrebbe essere annunciata questa decisione, presumibilmente dopo la partita infrasettimanale, perché tra l'altro in questi giorni il tecnico della Sampdoria Stankovic sta facendo i conti con parecchie indisponibilità in difesa e sta provando proprio Berezinski come difensore centrale insieme ad Amione e a Murillo, perché c'è Colley fuori, Ferrari praticamente partito, e quindi diciamo che per la Samp c'è un po' di emergenza. È vero che è arrivato Nuitic, però diciamo che sta cercando il tecnico di almeno per l'ultima partita di impiegare Berezinski, poi immagino che dopo si potrà sciogliere il nodo e lasciare partire il giocatore in direzione Napoli. Situazione Contini che alla fine non credi che andrà in porto, non sarà più legata a questo affare Berezinski, Zanoli, e Contini resterà a fare fondamentalmente il viceaudero? Ma c'è stato un discreto mistero sulla vicenda Contini, nel senso che inizialmente era legata all'operazione Berezinski e Zanoli, e addirittura qua a Genova diciamo che circolava la voce che fosse stato il giocatore che per motivi familiari aveva chiesto di tornare vicino a Napoli, e quindi ovviamente insomma una situazione slegata un po' anche dalle dinamiche di calciomercato e che magari poteva facilitare il giocatore, trattandosi poi appunto di un giocatore non di diciamo così di primissimo piano nella Samp, perché appunto è la riserva di Audero. Sembrava che la Samp desse abbastanza facilmente questo via libera. Poi già da qualche giorno si è diffusa qua a Genova la voce appunto che in realtà le cose non stessero proprio così, nel senso che Contini non avesse esplicitamente chiesto il ritorno al Napoli, e ora diciamo che si va sempre più in questa direzione, ossia in quella di una permanenza alla Samp. Staremo a vedere, di sicuro il giocatore non ha mai diciamo esternato insofferenza o desiderio a tutti i costi di lasciare la Samp, ecco, potevano esserci delle motivazioni magari personali legate al fatto di voler tornare vicino a Napoli, e quelle sarebbero state ovviamente accolte e capite dalla Samp, però in realtà diciamo che poi altri problemi ambientali non sembrano essercene, ecco.
Poi la grande domanda è un'altra, perché si parla tanto di mercato, si parla tanto di Berezinski, Napoli, ma si sta dimenticando che Sampdoria e Napoli si affronteranno tra meno di una settimana. Ma Berezinski la giocherà a Samp Napoli e con che squadra la giocherà? Sì, infatti assolutamente è una dinamica curiosa, ma questa è un po', diciamo, le dinamiche del mercato del 2022-2023 che sono, portano anche a questo tipo di situazioni abbastanza paradossali, se vogliamo. Come ti dicevo, in questi giorni proprio Stankovic lo ha provato, Berezinski, e tra l'altro lo ha provato in un ruolo che qualche volta ha fatto qua a Genova, che non è il suo, diciamo, il suo ruolo naturale, però è un ruolo che ha già fatto, cioè quello di difensore centrale nella linea 3. Sì. Appunto, come ti dicevo prima, per il discorso delle tante assenze, della, certo, dell'assenza di però te lo immagini più blu cerchiato o più azzurro per la gara di domenica? Ma forse più azzurro, immagino, che una volta, diciamo, sciolto il nodo Zanoli, poi procederà lo scambio, che ultimamente il Napoli vorrà averlo il prima possibile, e questa operazione poi di fatto è imbastita, quindi la Samp ha anche interesse ad avere un'alternativa. Staremo a vedere. Io credo che un'operazione imbastita da così tanto tempo, insomma, poi di fatto possa essere chiusa abbastanza velocemente. Beh, sicuramente è un attaccante importante, soprattutto in Serie C, un attaccante che... Però mi sa che forse abbiamo qualche problemino con il collegamento con Lorenzo Montaldo. Allora facciamo così, salutiamo un attimo Lorenzo, andiamo in pubblicità. Grazie mille Lore, di nuovo buon anno. Grazie a voi, buon anno. E tra pochissimo rientriamo con altre novità. Tra poco. Che riparte quando sono le 14:29, dovremmo aver risolto i nostri piccoli problemi tecnici, tra pochissimo ci lavoriamo. Io vi ricordo sempre il 380 127 2000 per tutti i vostri messaggi. Vi ricordo anche che potete tranquillamente scriverci sui nostri account social, Twitter e Instagram, sì, soprattutto radio.nuovo, così come sul nostro gruppo Facebook .nuovo Sport Show. Napoli che sarà in campo mercoledì per la gara contro l'Inter, sarà una gara molto importante, molto delicata, perché è chiaro che darà anche via a un gennaio davvero complicato per il Napoli, perdonatemi il gioco di parole, però ci sono tanti incroci. Abbiamo parlato dell'Inter, abbiamo parlato della Juventus, ma non vanno assolutamente sottovalutate quelle che sono le gare, per esempio a Genova contro la Sampdoria, quella della Ricchi contro la Salernitana. Ricordiamo che lo scorso anno il Napoli ha rischiato di perdere punti importanti proprio in terra granata, con anche l'espulsione di Koulibaly, insomma un momento davvero complicato quello che fu lo scorso anno, ma che alla fine Zielinski riuscì in qualche modo a sciogliere. Ecco, quest'anno non va dato assolutamente per sottinteso questo momento anche complicato, ripeto, dal punto di vista degli incroci, perché è un Napoli che davvero può mettere quasi una serie ipoteca sulla Serie A, l'ha detto anche il CT Mancini, se lo dice uno come il tecnico della nazionale italiana di calcio. Tendiamo a fidarci, però siamo pronti per andare dal nostro prossimo ospite. Dovremmo aver anche risolto quelli che sono stati dei piccoli contrattempi tecnici, e ringraziamo ancora una volta Lorenzo Montaldo di calciomercato.com che ci aveva dato una finestra importante sul momento di Berezinski, al quale faccio anche una piccola sintesi, perché in questo momento c'è da capire prima cosa fa Zanoli, nel senso, Zanoli ha già l'accordo col Napoli per il rinnovo, dopo il rinnovo con il Napoli ci sarà il via libera per il passaggio, soprattutto dopo questo turno infrasettimanale. Se dobbiamo fare il gioco delle probabilità, Berezinski non andrà in campo in Sampdoria-Napoli. Se ci va da calciatore del Napoli, magari già da convocato, diciamo, Spalletti, però è ancora molto presto, perché è vero che l'affare è già concluso, però sappiamo che poi le dinamiche, i tempi del mercato sono molto più lunghi, sono anche molto più insidiosi per certi versi, quindi staremo a vedere come andrà avanti. Noi siamo pronti con il nostro prossimo ospite, con Vincenzo D'Angelo della Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo, grazie mille per essere con noi.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi e tanti auguri ai vostri ascoltatori. Auguri di buon anno anche a te, auguri di buon anno, oddio, forse l'Inter un po' meno, perché Brozovic dovrebbe saltare la prima del 2023, è così? Si va verso un forfè che non dico che era insomma nell'aria, però comunque sarebbe stato difficile vederlo dal primo minuto, anche se aveva cominciato a lavorare ad affrontare un po' di più i tempi. Brozovic è rientrato con qualche giorno di anticipo rispetto alle ferie previste post mondiale, proprio perché voleva provare a capire se poteva esserci per la sfida di mercoledì sera. Le ultime lo danno comunque al momento, diciamo, fuori causa. Sarà Çalhanoğlu il suo sostituto? Inzaghi punterà un'altra volta su Çalhanoğlu in quella posizione? Ma si andrà con ormai quello che è il centrocampo titolare degli ultimi due mesi, perché poi Brozovic si era infortunato nella pausa delle nazionali di metà settembre, quindi l'Inter da fine settembre fino alla pausa del mondiale ha sempre giocato con Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan come tridente in mezzo al campo, con Çalhanoğlu spostato in regia e Mkhitaryan a fare la mezzala di fantasia, insomma quello che poi si va anche a mettere tra le linee come rifinitore in fase di possesso palla. Una soluzione che bisogna dirlo ha portato comunque dei frutti, perché l'Inter poi da ottobre ha infilato una serie importante di vittorie e soprattutto in Champions ha battuto il Barcellona nella partita chiave del suo girone ed ha rischiato anche di vincere a Barcellona, cosa che non aveva mai fatto, no, in passato, quindi comunque è riuscito a qualificarsi, quindi comunque è un centrocampo ben assortito, un centrocampo equilibrato. Chiaro che un giocatore come Brozovic non vorresti regalarlo mai a nessuno, un po' per la leadership emotiva, ma anche insomma per le qualità rispetto a Çalhanoğlu, il regista magari che ti fa meno lanci, diciamo, da aprire il campo, però è uno che sulle linee di passaggio è un maestro delle linee di passaggio in fase di copertura, è un giocatore che comunque sa guidare la squadra nello stretto e per l'Inter potrebbe essere comunque una perdita importante. Altre assenze all'orizzonte per l'Inter? No, non credo. Qua viviamo alla giornata, sì, proprio perché siamo chiaramente addosso, però credo insomma De Vrij sta un po' meglio, ma comunque anche lì non è una questione fisica, De Vrij e Acerbi si sono alternati spesso, quindi in questo momento fatico a dire che De Vrij sia il titolare della difesa dell'Inter, anche perché se andiamo ad analizzare il rendimento della prima parte di stagione, Acerbi probabilmente è quello che è andato meglio, no? Nei primi due mesi di stagione, quindi comunque diciamo c'è ancora questo ballottaggio, ma vedo Acerbi favorito al momento. Dovrebbe rientrare Dumfries, quindi si andrà con la formazione tipo, e credo che Inzaghi terrà il dubbio Lautaro Dzeko fino proprio alla mattina della partita, perché comunque Lautaro è rientrato solo il 30 a lavorare ad Abbiano Gentile, pieno di entusiasmo e di gioia, quindi ha festeggiato giustamente questo mondiale vinto con l'Argentina. Però adesso si fa sul serio e si riparte con una partita che per l'Inter è già una partita, un bivio decisivo della stagione, perché non vincere significherebbe restare comunque 11 punti dalla vetta, e probabilmente 11 punti, è vero che sarebbero passate solo 16 giornate, però cominciano a essere tante come punti di ritardo, e poi di mezzo comunque c'è il Milan, c'è la Juve, insomma. L'Inter ha bisogno di vincere, non si nasconde, lo sa la squadra, lo sanno i giocatori, e chiaramente viceversa per il Napoli fare il risultato a San Siro sarebbe veramente un messaggio fortissimo al campionato. Inzaghi contro Spalletti, sarà una partita tattica in attesa dell'errore dell'avversario oppure l'imposizione del proprio credo calcistico? Penso un po' tutte e due, nel senso che comunque è una partita, ripeto, molto importante, anche se siamo alla 16ª giornata. Nessuno dei due allenatori è
è capace, tra virgolette, di snaturarsi, quindi si andrà con le proprie idee, con la propria scelta di tattica e anche di gioco per la situazione attuale. Credo che però alla fine ognuno proverà a imporre appunto le proprie idee, il proprio, la propria tecnica. Ci sono, sarà una partita di tanti duelli, penso sulle fasce dove Dumfries e Di Marco contro Di Lorenzo e probabilmente Mario Rui, in mezzo al campo con Anguissa e Barella ad esempio. Vedo duello importante, secondo me potrebbe essere anche Skriniar e Kvaratskhelia, perché comunque Kvara ha fatto benissimo nella prima parte di stagione. Forse Skriniar è uno dei marcatori più duri da superare in questo momento, no? per fisicità, per attenzione, per tanti fattori. Quindi comunque l'imprevedibilità di Kvaratskhelia potrebbe essere un fattore per il Napoli. Quindi lì vedo sicuramente un punto chiave della partita. Vincenzo, grazie mille davvero per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi e di nuovo buon anno a tutti. Ancora auguri a Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport. Prima di andare in stop and go, l'ultimo di oggi, e avviarci verso anche l'ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show, io a Giovanni Annunziata devo chiedere però effettivamente quanto sia importante per il Napoli, quanto sarà importante per il Napoli affrontare un Inter così nevrotica dal punto di vista anche della necessità di fare il risultato, perché alla fine il minimo comune denominatore che è venuto fuori da tutte le chiacchierate che abbiamo raccolto finora è che la gara è decisiva per Inter e Napoli, ma è un po' più decisiva per l'Inter. Questo è un vantaggio per i nerazzurri, può essere invece un vantaggio per gli azzurri di Spalletti, tu come la leggi? Ma secondo me è un vantaggio per l'Inter non tanto, perché l'Inter fondamentalmente deve vincere, cioè l'Inter scende in campo perché deve assolutamente vincere, altrimenti veramente lo scudetto sfuma definitivamente se non vince contro il Napoli, ancora peggio se perde a San Siro, perché se non sbaglio sono 11 punti di differenza, andrebbe a 14, una distanza impossibile da colmare, diciamocelo, veramente impossibile, considerando anche che comunque lì davanti ci sono ancora Juventus, Milan, quindi l'Inter veramente andrebbe in una difficoltà clamorosa, quindi l'Inter ha tanta pressione addosso per quanto riguarda non tanto la prestazione ma soprattutto il risultato. L'Inter deve fare assolutamente il risultato contro il Napoli. Dall'altro lato invece il Napoli alla pressione di dover iniziare bene, alla pressione della squadra che ha fatto meglio di chiunque altro in Italia e forse anche in Europa, sicuramente tra le primissime in Europa nella prima parte di stagione, a questo tipo di pressione, ovvero dare continuità a quanto ha fatto vedere nella prima parte di stagione, a questo tipo di pressione, quindi dicevo, e soprattutto perché se parte bene, anzi se parte male, dovrà iniziare un po' a rincorrere il risultato, adesso arriva la Juve dopo la Samp, quindi non è una situazione veramente semplicissima, però c'è l'altro rovescio della medaglia, se il Napoli parte bene a San Siro, parte fortissimo e dimostra a tutti quanti che il Napoli c'è, che il Napoli può continuare quella strada che ha intrapreso, e quindi il Napoli può veramente dire la sua fino alla fine, dire ragazzi io sono qui, inseguitemi quanto volete, io però sto correndo veramente tanto forte. Ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show tra qualche secondo. Ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show dello speciale Napoli, ricordiamo siamo ormai ai prossimi alla gara tra gli azzurri e l'Inter, finalmente ci verrebbe da dire. Intanto Sky annuncia che la firma del rinnovo di Rachmani col Napoli praticamente ad un passo e può arrivare, secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, la prossima settimana, per la coincidenza che ovviamente c'è l'appuntamento con il suo entourage. Ricordiamo che ormai l'affare, l'accordo è trovato da tempo con la società e il giocatore, che si sono di fatti ormai promessi fino al 2027, prolungando quindi la scadenza che recitava 2024 ulteriormente.
insomma è un Napoli che forse 2025, sai, non ricordo, poi dopo con Giovanni risaliamo alla vecchia scadenza, no, 2024, sì, la scadenza del contratto di Rachmani era 2024, è tuttora 2024, la prossima dovrebbe essere 2027. Napoli quindi che sta consolidando il fronte interno, quello dei rinnovi, ma è anche la cosa giusta, perché bisogna assolutamente tenere cementato un gruppo che sta nascendo ulteriormente, perché è già nato negli scorsi anni, ma adesso sta rinascendo sotto la seconda egida di Luciano Spalletti, che sta dando anche dei punti chiave nella lettura anche di un nuovo corso, perché molti avevamo difficoltà ad immaginare un Napoli, ecco, a volte abbiamo giocato anche ad immaginarci quello che è stato il 2022 del Napoli, a dare qualche voto, ad immaginare quello che invece sarebbe stato il 2023, a pensare che a luglio dello scorso anno che il Napoli sarebbe stato capolista con 8 punti, beh, immagino nessuno di noi l'avrebbe fatto, questa è un po' diventata la palissiana con il tempo, però racconta anche la bontà del lavoro fatto da Luciano Spalletti, che come detto ai nostri microfoni da Massimo Moratti in apertura, dal presidente, l'ex presidente dell'Inter, Spalletti è stato bravo a trasformare quella che era una necessità, quasi una mancanza del Napoli, che aveva salutato i suoi elementi principali, in una vera e propria opportunità, in un vero e proprio anno in cui fare qualcosa che non era riuscito e che ancora deve riuscire fino adesso. Quindi insomma, applauso a Spalletti per quanto fatto finora, ma la strada è ancora lunghissima. Noi siamo pronti anche a fargli un doppio augurio, uno in ritardo, anzi tutti e due in ritardo a dire il vero, ma non vi spoileriamo troppo per il nostro ultimo ospite. Vi ricordo che potete scriverci anche in questo ultimo segmento di Punto Nuovo Sport Show al 380 127 2000, tra pochissimo quindi anche con il nostro ultimo ospite. Napoli che sarà in campo mercoledì contro l'Inter, domenica alle 18 contro la Sampdoria. Voglio ricordarvi anche un po' quelli che sono gli impegni del Napoli, che poi avrà la gara contro la Juventus venerdì alle 20:45, venerdì 13, e poi il 17 invece gli ottavi di finale contro la Cremonese, e ancora Salernitana, l'Arechi, la gara contro la Roma. Insomma, sarà un gennaio davvero di fuoco. Doppio augurio a Francesco Molaro, seppur in ritardo, di buon anno e buon compleanno. Direttore, grazie mille per essere con noi. Grazie, buon anno a tutti voi. Buon anno che ovviamente, Francesco, ci auguriamo possa finire con una sola parola, che per scaramanzia però non pronunciamo e non pronunceremo, però è chiaro che da questo gennaio quella parola con quei 3 colori un po' particolari dipende parecchio da questo gennaio. Diciamo che da questo gennaio veramente passa tanto, io lo dico da un po' di tempo, dico questo gennaio ci dirà molte cose e soprattutto ci dirà quanto il Napoli sia pronto veramente a calarsi in quella che sarà un campionato completamente diverso, no? Da quello che conoscevamo gli altri anni, e soprattutto se siamo diventati grandi, perché poi ci siamo andati vicini negli altri anni, abbiamo fatto record di punti e quant'altro, però poi non si è vinto. Allora quindi adesso come dire, bisogna stringere un po' i tempi e decidere se questo Napoli è veramente pronto. Francesco, a 2 giorni da Inter-Napoli, come ci arriva secondo te questo Napoli dopo le tante critiche, proprio secondo me totalmente inutili, per le due amichevoli che abbiamo visto che non sono andate benissimo, come ci arriva secondo te mentalmente a questa partita che potrebbe portare, in caso di vittoria, il Napoli a più 14 sull'Inter? Io spero che ci arrivi benissimo, è chiaro che, come dice, non lo sappiamo, lo sanno soltanto Spalletti e la squadra. Io credo che abbiano lavorato bene, questo possiamo dirlo veramente forte, perché questo Napoli mi è sembrato carico di tanto lavoro, no? In quello che è successo, e adesso dovremo capire veramente se è il momento, no? di stringere i cosiddetti ranghi e capire come andrà avanti questo Napoli. Io mi auguro che abbiano lavorato bene e che possa stringere veramente questo campionato nelle sue mani.
Nelle mani di Spalletti c'è invece una squadra che sta già funzionando benissimo. Si parla tanto di Berezinski, a dire il vero sarà un prossimo calciatore degli azzurri, con la buona pace ovviamente di eventuali imprevisti e tutto. È solo Berezinski che serve a questa squadra? Se Francesco Molaro diventa il DS del Napoli per una settimana, conferma solo Berezinski? Io credo di sì, ragazzi, insomma Napoli ha tutti i tasselli al loro posto, è chiaro che si vorrebbe sempre qualcosa in più. Ho sentito parlare per esempio di Giorginio, io in questo momento abbiamo Lobotka, va benissimo e va bene così, insomma Giorginio farebbe la panchina, ma fa la panchina di Lobotka, quindi penso che andremo poi a smuovere delle acque che in questo momento secondo me sono ben sistemate. Mi auguro, lo dico con grande tranquillità, che questo Napoli non abbia bisogno di niente. Questo significa anche che la squadra non ha infortuni, che è quella la cosa che insomma facciamo tutti gli scongiuri del caso, e quella è la cosa più importante in questo momento. Poi sì, Berezinski a posto di Zanoli è una buona idea, è una idea diciamo che va bene soprattutto per quello che è mancato, no? Però mi sa che forse abbiamo perso il collegamento. Ragazzo, ecco, ti abbiamo ritrovato Francesco, ti abbiamo perso proprio per 5 secondi, se puoi ripetere. Sì, no, dicevo, Berezinski poi è l'uomo giusto per andare a sostituire Zanoli ed essere finalmente l'uomo che aiuta un po' il nostro Di Lorenzo a rifiatare quando ce ne sarà bisogno, e quindi quando avremo la possibilità diciamo di cambiare qualcosina in qualche partita meno importante, allora ok, che fa più che bene il buon Berezinski. Francesco, domani la prima conferenza di Spalletti in questo 2023, tu che cosa vorrai sapere da Spalletti? Come stanno? La domanda che mi preme in questo momento sapere, cioè se i carichi di lavoro sono stati ben smaltiti e che, come dire, il lavoro che è stato fatto è servito a dare alla squadra la giusta carica per riprendere, perché insomma è come rimettere la benzina, no? Quando ti fermi alla stazione di servizio perché hai un po' di riserva, dici ok, è il momento di mettere la benzina, la metti, e credo che questa sia la cosa più importante in questo momento, cioè aver rimesso tanta benzina, speriamo, nelle gambe, e quindi avere la possibilità di andare, come dire, a correre come abbiamo corso per tutto questo inizio di campionato. E poi c'è quella bella notizia, no? Ritrovare Kvaratskhelia dal primo minuto, manca da praticamente 2 mesi pieni. C'è tanta curiosità, ma deve esserci secondo te anche un po', no, preoccupazione forse è un termine troppo forte, però un po' di cautela per il suo rientro? No, io penso che insomma, il ragazzo l'abbiamo visto negli amichevoli, credo che stava migliorando minuto dopo minuto, sono convinto che lo farà e lo farà ancora, perché deve, come dire, anche lui un po' migliorare su certi aspetti, riprendere anche lui quella giusta forma, però io sono convinto che il ragazzo lo vuole fare, perché ha detto anche nell'ultima intervista, insomma, nessuno proverà a prenderlo, insomma riuscirà mai a prenderlo. Allora io mi auguro che questo ragazzo veramente possa spingere sull'acceleratore, perché serve al Napoli tantissimo, ma serve insomma per lui stesso, no? Perché lui vuole crescere, vuole migliorarsi. Io credo che questo ragazzo ha tutte le possibilità per diventare un grande campione. Allora mi auguro che questo 2023 sia per lui un anno ancora di più di consacrazione. Dopo 3 mesi senza giocare, tu Rachmani lo rilanci in campo titolare contro l'Inter? Questa è una bella domanda, io non lo so, ti dico la verità, l'abbiamo visto così poco, mi dispiace che questo infortunio sia stato così scocciante per lui, perché ragazzi, ad arrivare praticamente dopo tanti mesi ancora non essere pronto, sai, un po', come dire, rimaniamo un po' perplessi, io sono perplesso, e questo, ripeto, lo sa solo il nostro allenatore. Mi auguro che
possa fare in modo che ci sia, se pronto, però se non è pronto poi abbiamo delle, per fortuna abbiamo delle, delle ampie scelte, tra virgolette, quindi va bene così. Per salutarci Francesco, è chiaro che è troppo presto per fare un probabile 11 di questa squadra, però giochiamo almeno a fare un probabile Spalletti in conferenza stampa. Come lo ritroveremo domani il tecnico del Napoli? Io penso carico, come l'abbiamo visto anche altre volte, insomma, io credo che anche nella conferenza in cui eravamo lì ad Antalya, l'abbiamo seguito, abbiamo capito che lui era pronto per, diciamo, per, come dire, affrontare quest'annata, perché lui lo sa bene, sa bene che è un'annata che gli può regalare una gioia infinita, e così la, la può come dire, concedere a noi, quindi io penso che lui sia pronto, prontissimo, ma siamo pronti un po' tutti, c'è grande voglia, anche noi siamo pronti a ritornare a parlare di calcio tutti i giorni. Francesco, grazie mille davvero per essere stato con noi. Grazie ragazzi, alla prossima. Un grande abbraccio a Francesco Molaro, direttore di Teleclub Italia. Tra pochissimo invece ci avviamo verso la chiusura, abbiamo soltanto qualche minuto ancora per immaginare allora domani come ritroveremo Luciano Spalletti, sorridente, preoccupato, carico. Già ti dico sorridente come sempre, proverà a trasmettere il buon umore anche alla stampa diciamo un indizio di come sta questo Napoli, che secondo me è sicuramente determinato, ma sorridente perché la squadra è comunque in un vantaggio veramente importante. Sì. Napoli ha 8 punti di vantaggio, ritorna a giocare, quindi c'è sicuramente dell'entusiasmo, l'entusiasmo di ritrovare il campo, quelle emozioni che ha vissuto tutta la squadra fino a quando è stato? Metà novembre, inizio novembre. Sì, ormai non ricordo neanche l'ultima partita. I conti praticamente. Però sì, 17 novembre contro l'Udinese, contro l'Udinese l'ultima. Comunque dicevo che sicuramente ci sarà entusiasmo, ma anche determinazione, perché si va a sfidare una squadra come l'Inter, si va a San Siro, si va su un campo veramente tanto difficile per andare a fare il risultato, perché Spalletti non giocherà per il pareggio, come ha cercato di approcciare a qualsiasi partita, soprattutto in Champions, perché ricordo in tutte le partite di Champions nella conferenza stampa non diceva mai di volersi accontentare. L'obiettivo di questo Napoli è sempre stato quello di andare a prendere l'avversario, di andare a mangiare su ogni pallone, quindi mi aspetto questo tipo di atteggiamento anche in conferenza. Questo tipo di atteggiamento credo che trapelerà domani dalla conferenza fino ad arrivare alla partita, dove penso proprio che vedremo quello. Magari con qualche sassolino tolto alle scarpe per quanto scritto, detto dopo le amichevoli? Punto interrogativo? Ma chissà, qualche domanda sicuramente gli verrà fatta riguardo le amichevoli. Magari lui si imbrullisce. Penso che risponderà... No, non lo so. Sono molto curioso. Verità, non lo so, c'è sono grande curioso. Voglia. Non siamo mai stati così carichi. Aspettiamo solo questo. Esatto, per una conferenza stampa di Luciano Spalletti. Noi però siamo arrivati in chiusura. Gli ultimi 60 secondi per augurarvi di nuovo buon anno, nella speranza che davvero questo 2023 sportivamente e umanamente ci porti a compimento tante belle cose, e non dico nulla più. Giovanni, ti ringrazio per essere stato con noi, e che anche per te sia un grande 2023. Qui a Radio.9 e non solo, quindi ci sentiamo poi domani. Grazie Alessandro, grazie a tutti per averci ascoltato oggi, vi auguro un grandissimo 2023. Speriamo ed incrociamo le dita. Intanto vi ricordo che lo sport non termina adesso, ma già dalle 20 torna con il meglio della nostra giornata, con la chiacchierata che abbiamo avuto con il presidente Massimo Moratti e con gli altri ospiti legati anche alla Salernitana, alla Serie C, al Benevento, e che poi Punto Nuovo Sport Show torna puntuale domani dalle 13, ancora con tanti ospiti nella giornata di vigilia di Inter Napoli. Riascolteremo anche le parole di Luciano Spalletti. Insomma, da Alessandro Montano è tutto, vi lascio alla nostra buona musica.